Ciao a tutti, bentornati come una volta su Indie Gameplay in Italia. Oggi siamo su Cat Quest 2. Desidero ringraziare Ivan Di Pietro per avermelo regalato, è stato veramente carinissimo. Io lo ringrazio sempre perché mi fa sempre dei regali, ma ripeto, non bevi. È un gioco veramente molto gradevole, molto carino. E andremo a vedere, a parte il gameplay, per chi è consigliato questo tipo di gioco. Vi dico, io ho giocato l'uno e soprattutto ho fatto giocare il mio nipotino e vi dirò anche questa esperienza. Allora, si può giocare, a differenza dei titoli precedenti, del titolo precedente, in collaborazione, cioè potete giocare in locale con un'altra persona che vi darà una mano, cosa che non si poteva fare nel primo. Allora, diamo un'occhiata, sì, siamo perfetti, iniziamo. Ah, tra l'altro, si gioca con tastiera o col pad, volendo. E sì, infatti, i tasti sono molto semplici e praticamente sono come il primo capitolo. Si può salvare, salviamo il primo slot. Allora, ricordo che come nell'uno si possono lanciare incantesimi, si possono potenziare incantesimi, si può potenziare anche l'equipaggiamento. Due re lottarono contro di lui, contro il male, insomma, cedettero alla corruzione e tuttavia la profezia diceva che sarebbero tornati. Ok, e in pratica sono i due personaggi, perché la loro luce potesse risplendere tra le tenebre. E questo giustifica, diciamo, la presenza del secondo giocatore. La grafica è davvero bellissima, gradevolissima, completamente in italiano. Buondì! Ok, e iniziamo con la caverna dei coraggiosi. I nomi veramente sono belli perché poi prendono anche spunto dal mondo felino. Kiri, consulente reale. Ah, ok, la fatina lì volante, insomma. Spazio per... Ok, si deve andare di là. Adesso ci facciamo questa parte tutorial. Insomma, dove entriamo? E intanto vedete che qua abbiamo la mappa. Abbiamo la possibilità di scegliere l'equipaggiamento, gli incantesimi e le opzioni. Poi andremo a vedere tutto con calma. Questo è importante, queste sfere blu, perché sono l'esperienza di gioco. Si combatte con il mouse, ovviamente adesso io vado ad aprire questo. Vestiti da gatto e si va a equipaggiare e in pratica, vedete, andiamo a equipaggiarlo e la grafica cambia, cosa che titoli magari AAA non fanno. Carino questa cosa. Vestiti da cane, perché vestiti da cane? Scusa, vediamo un attimo la differenza. Vabbè, niente. Qua non si può andare? No, evidentemente no. Attenzione. Per rotolare dagli attacchi dei nemici. Infatti vedete che c'è una barra rossa sotto i nemici, ma probabilmente ve lo ricorderete perché avevo fatto un video anche su Cat Quest 1. Avevo fatto una live forse. Per la forza di premere risveglia questo potere in te. E vabbè, hai appena preso fusa fiammeggianti e zampa congelante. Sì, ci dà rispetto all'1 un più incantesimi all'inizio. Ok. Sì, poi di base il primo incantesimo resta più o meno lo stesso. In alto vedete... Mannaggia, ok, ce l'ho fatta. Prendiamo soldi e esperienza. In alto vedete la barra della vita, che è quella rossa, e quella viola, che è il mana. Musica sonora molto bello, molto... interessante. Non si può andare là, ma in pratica ci ha fatto capire che quelli sono degli spuntoni, ma l'avevo capito, insomma. Vai. Ok, questi sono tremendamente stupidi e si uccidono da soli. Andiamo avanti, una lapide. Per cambiare personaggio. Ah, ok, si può cambiare il personaggio. Vediamo. Ah, posso andare a dargli i vestiti da cane a lui? Eh sì, perché questo... Ok, uno vestito da cane e uno da gatto. Vabbè, cambierà qualcosa. Voglio vedere... Allora, lui lancia questo incantesimo qui. Cambio, prendo l'altro... Ah, ok, uno è la zampa congelante e l'altro le fusa fiammeggianti. Ok, uno fa incantesimo da fuoco e uno da ghiaccio. Molto interessante. Ma io voglio tenere il gatto giallo. Allora, il gioco non è, diciamo, molto diverso da quello che stiamo vedendo ora, nel senso che si accetteranno missioni primarie, missioni secondarie,
si andrà avanti con l'avventura, quindi è un gioco abbastanza semplice nella storia. Poi si può dormire anche nelle città. Non mi piacerà, ma i cattivi hanno usurpato i vostri troni. Lion è il persecutore e Wolf è il laborator. Vabbè, sono cani in pratica qua, scusate. Ecco perché solo voi potete aiutarci. Va bene, possiamo andarcene, sì. Ok, andiamo. Qua non c'è niente. Ok, andiamo di là. Ah, c'è una sorta di hub. Ok, qua vedete che ci sono... cioè, Zamporto Sud. Sì, va bene. Ora siamo a Felingrad, il regno di Lioner, ma... un fabbro chiamato Kit Kat ha promesso di aiutare. Kit Kat c'era anche nel primo episodio, il primo capitolo, insomma, del gioco. Miau e sta. Ok, missione completata, prendiamo esperienza, prendiamo soldi. Si può parlare con la gente, tranne che sto tizio, no? Ok, adesso sì. Loro ci danno informazioni sul mondo, poi in realtà qua vabbè dormiamo, in giro si trovano le bacheche dove è possibile accettare le missioni, si va in giro così combattendo i mostri, quindi vedete che Campi del Miagolino non è molto diverso, appunto il gioco resta comunque sempre più o meno questo. La parte interessante è che ci sono un sacco di equipaggiamenti da scoprire, soprattutto i negozi ci daranno la possibilità di comprare delle casse ed è un po' come uno spacchettamento di carte, nel senso che non sappiamo quello che troviamo all'interno. Allora, io ho avuto l'esperienza con il primo capitolo, ho fatto giocare il mio nipotino che non sa ancora leggere bene e in pratica si è divertito tantissimo. Perché per un bambino che non ha l'esperienza magari come noi, come gente un po' più grande, che ha provato mille giochi, questo è senz'altro il gioco della vita. È molto bello, si combatte molto immediato, perché ormai con il pad, col mouse e tastiera si può giocare tranquillamente. Kit Fab, difficoltà 2. Date un'occhiata a questo biglietto sulla porta del kit. Sono andato via per un po', torno presto, ok. Rimane un gioco piuttosto semplice. Nel senso che non è che serve chissà quale abilità di combattimento, chissà quali features. Custodia del libro, storia di tutti i tempi, tornare indietro nel tempo in questa missione, nel tempo in cui l'hai iniziata. No, non voglio abbandonare la missione. Allora, segui la traccia bianca, ok, ci sta guidando, quindi vedete che è proprio tutto guidato. L'ambientazione ha un non so che di magico. Ok, Baia Marina, aiutatemi voi, ok, dai. Allora, tanto prendo i soldi perché sono importantissimi. C'è anche un forziere qui, però serve una chiave. Buongiorno, chi è lei? Un gatto? Sì, perché... Kit Kat, un attimo, siete quelli di cui Kiri mi ha parlato. Perdonate la mia maleducazione, le vostre miau e sta. Sono molto confuso. Vabbè, dobbiamo andare di là. Sarà dura. Sono troppo pigro per prendere quei minerali. Potete aiutarmi? Va bene, andiamo a prenderli. Vediamo. Ma... No, ok, ho capito. Bisogna andare abbastanza relativamente in fretta. Poi il gioco dà il meglio di sé in due, sicuramente, aggiungendo il secondo giocatore, due bambini che giocano, voi con vostro figlio e vostro nipote, avete lì che divertirvi, ma veramente tanto. È un gioco che punta, diciamo, a tutto sulla simpatia, la bella grafica e un concetto, diciamo, tecnico molto semplice. Prendere equipaggiamento, si sale di livello, quindi si diventa forti. Pensate che nell'uno si combatteva contro un drago giusto subito come tutorial e ho visto che il mio nipote si è gasato tantissimo ad aver battuto un drago e la cosa divertente di questa cosa è che lui si muoveva liberamente nella mappa e a un certo punto è arrivato, parlo comunque sempre del primo capitolo, questo sarà molto simile. È arrivato in un punto in cui io gli ho detto guarda lì ci sono mostri un po' troppo forti e lui giustamente mi ha detto ma io ho battuto un drago, ce la faccio, poi è morto male però vabbè. Allora vediamo, armatura più vita più 1, ok, no, qua ci dà armatura più 2, direi che prendiamo questa. Va bene, KitKat, se non ricordo male, dovrebbe essere l'addetta alla forgia. Ci rivediamo nel mio negozio, ok, gli ho dato i materiali, andiamo. Il gioco si completa in poche ore. Il gioco dovrebbe durare circa tra le 8 e le 12, 13 ore. Quindi è... Un attimo,
Quanto è la tassa ora? Mi spiacente segnalare a tutti i gatti che non obbediscono alle nuove leggi subiranno la persecuzione. Ok. Sono aumentate anche le tasse. Va bene, aumenteranno i prezzi. Ok, diamo un'occhiata alla forgia di KitKat. Quando Kit sarà la nostra fabbro personale. Ok. Esatto, qualsiasi armatura ha bisogno di un miglioramento, venite con me. Ok, puoi migliorare l'attrezzatura da KitKat. Ok. Vediamo un po'. Si può migliorare, cosa che non mi pare ci fosse nel primo capitolo. Vabbè, andiamo a vedere che cosa si può fare. Si può dare più uno all'armatura spendendo 40 monete, cosa che facciamo subito. Ok, equipaggia. Va bene, molto bene. Non è un mercante questo, però. Attenzione, arriva un cattivo che dovremmo, credo, inseguire. Allora, possiamo andare a vedere. Beh, campi del miagolio. Grotta caverna. Intanto questi qua ci stanno picchiando. Gli diamo una... Il mana risale col tempo. Poi se si va a dormire si recupera tutto. Vediamo cosa vuole questo. Speriamo che i maghi possano insegnarci qualche potente magia. Infatti andiamo a vedere anche il discorso magia. Sorgenti arcane. Ve l'ho già detto, la teoria delle linee temporali infinite. Miau. Un cane, ci stanno invadendo. No, tra l'altro uno è un gatto, uno è un cane, allora. Ok, hai fatto una gaffa io. No. Sono due gatti loro. Vabbè, comunque. La mappa. La faccio vedere. Questa dovrebbe essere una delle mappe. Perché poi ci sono più regni. Guardate quanto, quante caverne ci sono da esplorare. Non che sia molto diverso da adesso. Ci sono magari più trappole. Però alla fine il gioco base resta quello. Questo è un posto dove si va a gestire la magia. Quindi si va a migliorare la magia. Noi usiamo sempre questa, posso fargli fare un 15% di danno in più spendendo un po' di soldi. Va bene, perfetto, posso anche potenziare l'altra, ma direi che al momento i soldi me li tengo. Che è successo? I soldati di Lilioner stanno arrivando. Ok, li aspetteremo. Dovete proteggerci, i vostri miau sta, prendete, dovrebbe aiutarvi. Ci ha dato un bastone al fulmine. Le armi del mago colpiscono da lontano. Perfetto, voglio provare a darla all'altro tizio. Vediamo. No, come cavolo era? No, infatti hanno equipaggiamento. No, allora, ho preso il gatto, quello bianco. Andiamo qua. Vedete che qua abbiamo gli elmi. I bastoni, gli do il bastone. Perfetto, vediamo. Ah, ok, spara da lontano. Voglio fare una cosa adesso. Io, se attacco questo, lui dovrebbe darmi una mano. Per ordine dei Lioner, tutti i maghi devono essere perseguitati e legati in cetaiolo. Passo avanti voi due. No, no, non ci stiamo. Avanti. Ma signore, mi sta d'occhio, è troppo debole per tenere a testa la magia, vero? Zitto, non devono sentirlo. Ok, fantastico. Non si può uscire da quest'area? Ah, sì, infatti ci sta dando una mano il nostro amico. E cavoli, che danno che gli facciamo. Zero mana. Direi che... Ok, niente, abbiamo fatto... Il nostro amico si è andato un po' in... in pathfinding. Però direi che... rende bene la magia. Miau, sono quasi morto. Ok, sì, sono morto, ma fortunatamente... Fortunatamente abbiamo vinto. Quindi mi riprendo il mio personaggio preferito, si torna indietro, si accetta la missione, si prende la ricompensa, insomma. Cioè niente, non ci dai niente. Alla Catpitale, alla Gatpitale. Ok, vedete tutti i nomi. Un po' alla Ni No Kuni volendo. In pratica si va alla Gatpitale, ok. Voglio trovare un negozio perché voglio provare un po' a fare uno spacchettamento. In pratica non ha mai molto senso correre tra le aree senza combattere, perché combattendo si sale anche un po' di livello. Quindi battiamo questa roccia, che a quanto ci viene detto soffre tanto la magia.
Ok, prendi soldi. Ok, questa è la capitale, la Gatpitale, scusate. Pronto per reclamare il suo trono, sia mia onestà. Certo. Il persecutore, ok, dai, ci facciamo anche questa. È una droga perché comunque si va avanti e si combatte. È molto immediato, molto carino. Cioè, graficamente poi è meraviglioso dal mio punto di vista. Poi ripeto, se state cercando un gioco da giocare con nipoti, figli, insomma, cugini, cuginetti, insomma, questo è in cooperativo, quindi assolutamente ben fatto. Ok. Ah, si può andare. Ci sono due aree tratteggiate. Volevo capire se qua. No, qua mi potenzia solo. Non vorrei avessero tolto la possibilità di acquistare la roba. Perché era veramente bello il fatto di trovare. Si trovava una miriade di armature, elmi, scudi, armi. Eccoli lì. Buongiorno. Pazzi, siete caduti nella mia trappola. Ok. What's up? Che poi mi pare che abbia dietro la testa tipo una sorta di, non so, tatuaggio o qualcosa del genere con scritto 2. Potresti dargli due palate anche tu, per favore? Perché io qua sto morendo, eh. Bisogna tenersi veloci quando stanno per attaccare. Ok, uno è andato. No, uno è andato sì, ma... Posso tirarlo su? Sì, perché mi sa che dopo un po' torna su da solo, no? Sì, infatti è tornato su. Ok, fantastico. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Un po' a fatica, ma ce l'abbiamo fatta. Devo fare tutto da solo. Ok, combattiamo contro quel tizio lì adesso. Ah, resiste. Resiste. Ok. Come cavolo si fa a batterlo? Scusa, ma... non posso. Ma... Cioè, praticamente non si poteva battere. E vabbè, probabilmente il boss finale è quello. Trovo un modo per tornare sulla terraferma. Useremo questo? Stirpe reale, svegliato il potere che c'è in voi. No, ho imparato zampa curativa. Ok, sì, e anche il mana è aumentato. Perfetto. Sì, la cura c'era anche nel primo capitolo. E voglio però andare a selezionare l'incantesimo sul tasto F. Ok, uso F e mi curo. Curo entrambi, vedete che resta attivo. E quindi ci curiamo. Andiamo, dai, entriamo qua. Sicuramente. Ci teletrasportiamo di là. Oh, bene. E mo? Prendiamo di qua. È un labirinto. Vediamo un po' cosa troviamo. Ascia da cavaliere. Mi piace. Voglio fare lui. Tac, armi, ascia da cavaliere. Molto bene. E... no, andiamo di qua allora adesso. No, sto trovando solo forzieri, ma va benissimo. Bastone curativo. Aspetta un po', voglio fare una combo. Voglio vedere se lui può, invece di fare quell'incantesimo lì, gli faccio fare il bastone curativo. No, allora. Sì, questo. Vediamo. Sì, lui cura, lui fa praticamente quello che cura. È interessante come cosa perché potete anche organizzarvi la vostra tattica. Fate combattere il vostro nipotino e voi curate. buongiorno, dobbiamo proprio combattere noi, eh. Cioè non c'è modo di... Ok, è una sfida. Va bene. Potreste cortesemente curarmi per cortesia?
L'ho preso in pieno. Mi curi, per favore? Direi che la IA non è... Ah, no, 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 mi sta curando. Due... Sì, ma... Fammi stare dentro il cerchio di cura qui, che... Esci da lì che ti fa fuori. Ok, dai, si riesce a stargli fuori tranquillamente con un salto. Aia, stavolta l'ho presa secca. Ok. Devo prendere assolutamente un altro incantesimo di cura. Un minimo comunque di tattica ci vuole, eh. Ok. Yeah! Ce l'abbiamo fatta. Un sacco di soldi. Sigillo della re. Che cosa ce ne facciamo? Sigillo, forgiate l'arma per sconfiggere qualunque nemico. Ok, la spada della re. Va bene, sì. Ok, prendi tutto e ce ne andiamo. E torniamo sulla terraferma. Eccoci qua. Sì, è dove eravamo prima in pratica qua. Ci siamo passati vicino a questo. Oh, mi ero preoccupato. Ok. Ho sentito bene, siete riusciti a dare nemmeno un graffietto a Lionel. Eh sì. Mostri a chi è il sigillo della re. È il segno dei primi re. Mi hanno detto che sarebbe stata necessaria la spada della re. Ok. Speravo che non si dovesse arrivare a questo, ma andiamo a chiedere a Kit. Ci foggerà la spada del re? Scusate, io c'ho fretta perché i tempi stringono. Sì, no, no, andiamo a Kit. No, non si può, vabbè. Adesso sì. Buondì! No, non voglio potenziare i vestiti da cane, mi sa che devo parlare con quello fuori. Se riforgiamo la spada del re, Kit sa cosa fare. Ok, difficoltà 2, vai, proviamo. Mostra il sigillo, impossibile, contribuito, puoi farlo ancora, riforgiamo la spada di Isildur, insomma. Sì, va bene. E quindi? Cioè, vuoi parlarne fuori? Dove mi porti? Avete sentito? Oh... Sì, poi c'è ancora qualcun altro? Sì, ma... Kit Kat lì? Cosa fa il capomastro che è lì che guarda senza fare niente? Intanto attaccano tutti sincronizzati, basta portarsi fuori. Scusi, eh. Perdoni. Oh, ok. Mi avete salvato di nuovo, lavorate bene insieme, direi. Sì, ma adesso fammi prendere l'esperienza. Scusi, perdoni. Voi due. Vabbè, noi ci abbiamo una leggerissima fretta, perché questa non ci aspetta. Ok, che cos'è questo? Conoscete i veri motivi per la spada della è andata in frantumi? No, ma so che me lo dirai. Perché i primi re temevano il suo potere. Lasciavano un frammento per essere sicuri. Ok. La prova di chi... dai, facciamo questo. Battetemi vite, forgiare di nuovo la spada delle... Mamma mia, abbiamo già battuto il mondo. Ti abbiamo salvato la vita 350 volte, no? Ok, ho sbagliato. Pensavo fosse tempo. Dai, vieni via. Ok. Tac, tac. Sì, beh, non è che ci voglia uno studio qui. Spada del gatto avventuriero. Adesso poi gli diamo un'occhiata. Allora, non so, non ho ancora visto la possibilità di acquistare armi. Ma nel caso in cui si potesse fare, sarebbe bello. Se no, beh, pazienza. Allora, no, tu prendi adesso, prendi quello del fulmine.
mentre tu invece no, 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 no. Allora, no, tu no. Tu prendi, allora, la spada fa 3 di danno, ok? Invece l'altro non prende più il bastone, ma della cura, ma prende il bastone del fulmine. Perfetto, adesso abbiamo la nostra spada e gli facciamo un sacco di danno. Mamma mia, si sta curando di continuo. Me ne ha già buttato giù uno. Allora, praticamente se io sto qua dentro, se io sto qua dentro, lo tiro su, ok. Mi daresti una mano? Scusate, ma... Ok, devo lanciarlo io l'incantesimo, giustamente. Ci curiamo e poi gli diamo una palata di nuovo. Si sta curando. Anche lei si sta curando. Ok. Non è molto del fulmine sto... No, ma voglio fare una cosa. Tac, voglio fare una cosa. No, non si può. Non si può, non si può, non si può. Voglio vedere quanto danno fanno. Uno o l'altro, più due, più due. Armature. Niente, no, continuiamo così. Bravo. E lo attacco a distanza. E nel mentre arriva qui, ghiaccio. Prima che inizi il suo round di cure, che è questo, che vedete che... Dai che ce l'abbiamo quasi fatta. Dai, dai, attacca, 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 attacca. No! Mannaggia. Mannaggia. Ok, ce l'abbiamo fatta. Oddio, che è successo? Ecco, vedete, questa è una cosa che mi piace molto di questi giochi, è queste cose epiche. Vi ho dato la chiave, aprirete le rovine di... E voi ci andate, le esplorate, insomma, ci troviamo lì. Insomma, noi chiudiamo qua. Fatemi sapere che cosa ne pensate, il gioco è piuttosto carino, epico. Ringrazio Coriven per avermelo regalato. E si può giocare anche in multigiocatore, no, due controller, è solo in locale, ovviamente non online, è un peccato, però insomma è carino se volete giocarlo con figli, nipotini, cuginetti, insomma è veramente bello, no? Perché ho fatto giocare mio nipote con il primo capitolo, quindi non Cat Quest 2, che è questo, ma quello precedente, si è divertito tantissimo, ci ha giocato un'ora, proprio appassionato. Ed è uno di quei classici giochi graficamente fatti da Dio, disegnati veramente bene, semplici, senza troppi problemi. Nel momento in cui andiamo qui salviamo, cosa che non un po' diversa, c'era il simbolo della locanda nel primo capitolo che si dormiva, adesso ci sono queste pietre, insomma, per una scelta stilistica diversa. Poi vabbè, la mappa è assolutamente enorme, pecca un pochino, se siete dei giocatori navigate cercate qualcosa che possa interessare magari in modo serio un pubblico adulto, perché pecca di varietà questo gioco, alla fine si combatte, si prendono gli incantesimi, si potenziano le armature, ma finisce lì alla fine. Non è che sia un The Witcher, insomma, quindi questa era Cat Quest 2. Ovviamente scrivetemi qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.